Eccolo qua. Buonasera, dottor Vintage. Carissimi, ma che dico carissimi, cari. Cari, la sua sobrietà mi sconvolge sempre. Questa sera, sì, sono sull'oro. Le prime cose che ha trovato, dottore? Le prime cose... No, ma le seconde. Cioè, io un giorno ci soffermeremo sul mio guardaroba, che è desunto un po' da quelli che sono i miei miti musicali degli anni 60-70, che sono David Bowie, faccio un nome a caso, va bene, e qua molto più romanico parliamo anche del nostro Renato Zero, quindi certo. Io mi ispiro un po' a loro. L'hai vista la puntata fino adesso? Bellissima, meravigliosa, direi una delle migliori alle quali io abbia assistito fino ad oggi. Grazie, dottor Vintage. Io ti ho chiesto l'altra volta di assolvere un compito, ovvero di fare un mashup, sì, su una canzone di Orietta, sì, Berti. Sicuramente non ci sarà riuscito, perché è una cosa complicatissima. Guarda, no, fatto fermo che all'inizio ti ho maledetto per un paio di giorni. Grazie, perché... grazie tante. No, figura, ma sempre bonariamente, no, in quanto artista, perché mi hai dato un compito che così di primo acchito mi sembrava quasi irrealizzabile, quasi una mission impossible. Ma poi quando ci mette le mani il dottor Vintage, lo sai che nulla è impossibile. Sulle mani. Sappi, Marcello, che durante le mie performance, io ho un gruppo, il gruppo del dottor Vintage Show, no? Noi siamo di Roma Sud, e a Roma Sud si dice le mani, non è che certo. L'errore. Quindi quando mi capita, dovunque vado nel mondo, sulle mani. E qualcuno ancora viene sotto al palco e mi tira il pantalone, mi tira e mi dice: guarda che si dice le mani. Ah, scusa. Aspetta, facci vedere il pantalone. No, il pantalone, nulla di clamoroso, diciamo. Ecco, il pantalone, un pantalone è nulla, beh, massimo, niente, no. Anch'io, io no. Io pure no. Assolutamente. Sei comunque troppo figo tu, eh. Ma è scioltezza, non è che io ci ho messo di solito per casa giro così, ma vado anche a fare la spesa così. Mi scusi dottor Vintage. Mi dica. Ma quella è una tutina? È una tutina alla Renato Zero, con il pacco Dovatta incorporato già dentro, diciamo, ecco, è utile quando faccio il pacco Dovatta o il pannolone? No, il pannolone, ancora mancano 2 anni a me per entrare nell'era del pannolone. Fino a quel momento c'è Lovatta. Dottor Vintage, allora sei riuscito a fare questo mashup, sì o no? Assolutamente sì, e allora io ti do la notizia. Un mashup è un colpo di scema, una cosa clamorosa ho fatto, va bene? Cioè? Io adesso... Cosa faccio? Ti porto di là della mia console, se tu vuoi, sempre. Certo, come no. Okay? Allora io passeggio. Ah, a proposito, guarda qui che coincidenza, Paolo, lo notavo proprio prima del collegamento. Guarda qui se riesci a vedere cosa vedi qua. Guarda, K3 e J3. K3, J3, una bambola blu. Orietta Berti? Capisci cosa ho trovato nel mio jukebox 73? Orietta Berti, dopo se vuoi te la faccio sentire perché è funzionante. Allora, andiamo avanti, dicevamo. Beh, io chiaramente uso i miei attrezzi che sono i giradischi, il mixer, una console. Poi ci sono dei software che ho progettato io, sono qui, poi ti spiego a cosa servono, va bene? Sì, okay. Sì. Allora, prima fase. Orietta Berti, Sanremo 2021, si presenta con un pezzo ovviamente inedito, suo, sempre melodico. Lei è una melodica... dagli anni 60-70 lei era una cantante 60. Melodica, oggi possiamo dire che è una cantante neomelodica, perché stiamo ancora qui. Ma non è vero, neomelodica esprime un'altra cosa, però comunque... Per me c'è del sillogismo delle canzoni di Orietta con il neomelodico. Sillogismo, ma questa parola la usa... Nei concerti, dottor Vintage, insieme assolutamente a mano. Sì, assolutamente sì. Sulle mano, sillogismo. Sulle mano e arrivano piovono pomodori proprio a go-go, capisci? Allora, dicevo, Orietta Berti, sì. Festival di Sanremo. Allora io, il ritornello di Orietta Berti, io ce l'avevo ben presente, non mi suonava nuovo, no? Il mio orecchio musicale si è messo in moto tipo l'algoritmo di Shazam, e ho scoperto che prima di Orietta Berti qualcuno ha usato quel ritornello, o meglio... Attenzione, colpo di scena, sì, busta sì, shock. Sì, sì.
Guarda, io mi sono immaginato questo qua. Mi sono immaginato che Orietta Berti sale sul palco di Sanremo. A un certo punto, tutta gasata, inizia a cantare, poi prima del ritornello, cosa fa? Vede, non c'è pubblico. Non c'è pubblico, e poi erode sto fatto, no? Allora gli viene voglia, ti faccio sentire. Siamo pronti? Pronti? Allora io giriamo come... Sì, ecco. Guarda, allora andiamo su un CDJ. Questo è un lettore CDJ. Qui ho messo questa cosa che ti dicevo. Attenzione, ti faccio sentire il ritornello di Orietta Berti. Vai. Quando mi hai detto io fino a qui ci sei? Sì, come no, certo. Attenzione, orecchio, orecchio, attenzione, il CDJ numero 2. Sì, c'ha ragione. Il tempo delle cattedrali. Pensa un po' che è andata a sciogliere, è andata a trovare. Scocciante, Notre Dame. Santa musica e poesia, tutto sale su verso le stelle. Capisci? Praticamente, beh, si avvicina molto, oh, uguale, identico. Cioè, si avvicina moltissimo. Spiegato? Cioè, sì. Il ritornello del gobbo di Notre Dame, Notre Dame de Paris, di Victor Hugo, questo capolavoro, questo, il musical più ascoltato. Musical, sì, di Cocciante Panella in Italia, sì. Assolutamente, poi con le musiche di Riccardo Cocciante, il nostro italo-argentino Riccardo, ma quello di Margherita. Ma è italo-argentino? Ma da quando è italo-argentino? Da quando me sono inventato io. Ah, te lo sei inventato tu? A Roma Sud. Perché lui è vietnamita. Infatti. Vabbè, ma a me mi piace, mi dà più dell'argentino, capito? Tipo Maradona, c'ha i capelli come Maradona. Allora io me lo sono immaginato argentino in questo momento, capito? Quindi cosa è successo? È successo che sono uguali, possono facilmente mashupabili. Ed ecco qui il mashup del dottor Vintage. Ti faccio prima vedere una cosa. Ho creato un software, eccolo qua, vedi? Dove mi separa, che cosa mi separa? Mi separa, come vedi qua, drums, quindi le percussioni, certo. Da harmonic, che certo. Sono l'armonia, ok? Certo, giusto. E vocals, che è la voce, giusto? Ma questo è un software tuo? È un software di mia produzione, è una mia idea, ovviamente, chiaro. Non è che lo trovi al supermercato. Complimenti. Bravo, ma vediamo se sei riuscito a fare questo mashup. Allora, o se no. Sei pronto, io sto per mashupare. Attenzione, giriamo la camera. Pronti, giriamo, eccolo, guarda, stai attento. Il guarda, ditone, il ditone. Pronti, via! Quando ti sei innamorato. Le stesse armonie. Gli cesti, non vado lontano, io resto con te. Bravo, bravo, bravo dottor Vintage. Praticamente l'hai spiegato tu, l'abbiamo spiegato ormai da tre puntate. Ho scelto la voce di Orietta Berti e la musica di Riccardo Cocciante e l'ho messa a parte. E questa è stata la prima fase. Il secondo esperimento? Il secondo esperimento è ancora più ardito, ok? Perché laddove prima le sonorità combaciavano, no? Va bene? Poi anche il numero, il BPM, battiti per minuto, erano vicini. Ma anche, ti dirò, anche il tono era molto vicino. Ho dovuto spostare di mezzo tono per metterli in mashup. In questo caso io ho preso questa cantante neomelodica italiana, Orietta Berti. Ma non è neomelodica! È melodica, allora, questa basta. Cantante New Romantic, ecco, italiana. New Romantic, ma bello, è New meglio Romantic. New Romantic italiana che mi va a 70 bpm, l'ho voluta portare in discoteca facendogli conoscere un gruppo famosissimo degli anni 90. Io, Alberto e Nello Pepe andavamo al Mashmore e ballavamo questo gruppo qua, era una cosa strepitosa. Poi ti faccio vedere anche come si ballava, no? Come la ballavamo noi. Ecco. E sono i Venga Boys. I Venga Boys è un gruppo dei Paesi Bassi o olandese, scegliete voi, no? Come si pare.
Come va a fare? Okay. Quindi che la... hanno fatto un pezzo disco dance anni 90 che si chiama Up and Down. Ah, me la ricordo! Me la ricordo Up and Down. Eccolo qua. L'abbiamo ballata tutti. Sentiamo Up and Down. Venga, attenzione, perché detto così non dice quello che invece esprime. Si ballava così, eh? Io me la ricordo, io la ballavo sempre. Ma che davvero? Attenzione al ritornello, è importante. Vai Sofia, vai. Allora, abbiamo capito che Sofia, questa la ballava, no? La ballava sempre. Ma che scherzo, Sofia la ballavi? Okay. Tutti i giorni le ballavano. Tutti i giorni. Allora, questi sono i Venga Boys. Sì. Ecco cosa è successo. Cosa però ha fatto scusami, il dottor scusami, domanda tecnica. Sì. Venga, loro non avevano il BPM al 70, se mi permetti. Loro hanno la fortuna nostra, dico nostra di Casa Marcello, è che loro hanno un BPM molto vicino al doppio di 70. Ah, ho capito. Che sarebbe 140. Certo. Per chi è la poco avvezzo con la ritmica medica. Certo, certo. Va bene? Allora si fa la mezza battuta, non il quattro quarti, ma il due quarti. Insomma, si fanno degli impicci, ecco. E si riesce a fare il mashup tra una New Romantic come la Berti e un gruppo Europop come i Venga Boys, è chiaro, no? Vediamo se è riuscito questo esperimento. Vediamo se siete pronti. Io adesso piano piano mi avvicino. Lo vedi il dito che si avvicina? Vai col ditone. Lo vedi? Ecco il dito. Si avvicina qua. Pulsante numero B. Vai. Se siete pronti, io la manderete. Che brucia dentro come una fiamma ormai. Ti lascio il segno quando mi guardi tu. Fantastico. Sei quello che vorrei. Record. These records. Come una musica mi scorri dentro, un fiume in pieno ormai, fino allo schiavo, pericoloso sei, ma è quello che vorrei. Bravissimo, vabbè, bravissimo. Poi c'era il ritornello, dottor. Poi c'era quant'altro, c'era un sacco di roba. Dottor, sei bravissimo, bravo. Ci piace tanto. Troppo buono. Guarda, ti faccio vedere una cosa, già che siamo qui. Ho già preparato anche... Perché siccome questi mashup, poi sto avendo grazie a te la trasmissione, questa idea del mashup, grosso successo anche sui social, va bene? Sì. Su SoundCloud ho milioni e milioni e milioni di visualizzazioni. C'è già pronta la copertina del mashup. Te la qual è? Eccola qua, questa è la copertina del mashup, va bene? Berti, ovviamente già anni 90, un po' che si andava il punch, così, Up and Down, Orietta Berti featuring Dr. Vintage. Quindi c'è anche la possibilità di scaricarlo gratuitamente e tutto il ricavato va in beneficenza, cioè bene. Zero, è gratis. Senti, quindi... il nostro, è una bellissima idea, il nostro Alberto Maria Trabucco vuole un anello. Sì, sceglie lui, guarda, io sono particolare perché ho... 10 dita e 11 anelli, quindi scegliesse lui l'anello che vuole. Io vorrei capire il più grande, grazie. L'undicesimo anello dove l'hai messo, però è una domanda no, che non ti faccio. No, è che l'anello di emergenza è come la ruota di scorta, se mi si perde un anello ogni tanto sul palco mi vola un anello e io ho l'undicesimo anello tutto. Grazie là, dottor Vintage, un grazie abbraccio, bravo, ci vediamo la prossima settimana. Bravo, grazie, bravo, bravissimo, vi voglio bene, grazie, ciao. Bravo, 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 bravo.